Il campionato di Serie C, la regular season è finito, ma non finisce l'appuntamento con Piazza Robur del mercoledì. Buon pomeriggio ad Alessandro Lorenzini, buon pomeriggio al nostro Stefano Montomoli, studio con noi. Buon pomeriggio Sandro e buon pomeriggio a chi ci segue. Allora Stefano, ripartiamo ricordando ovviamente che Piazza Robur è una trasmissione che facciamo insieme ai nostri ascoltatori attraverso SMS, WhatsApp e il nostro profilo Facebook Radio Siena TV. SMS e WhatsApp, il numero è 339 15 20 060. Stefano, io ripartirei ovviamente dall'ultima gara di campionato, una gara un po' così atipica che però ha sancito l'undicesima vittoria esterna, un record per la Robur Siena, record assoluto in Serie C, con questi tre punti conquistati a Prato. Ripartirei dall'analisi della partita per poi fare alcune considerazioni, forse anche un po' amare sulla classifica finale, però ripartiamo dall'analisi della gara. Forse è un segnale però questo della squadra, no? Molto rimaneggiata, ovviamente molto senza gli otto diffidati, giustamente questa è stata la scelta da parte di Michele Mignani, Stefano, quindi un esordiente in porta, altri giocatori che hanno che sono scesi in campo molto poco in questa stagione, anche la formula delle tre punte pure davanti, insomma un Siena sperimentale che però ha ottenuto una vittoria. Stefano, sì, intanto diciamo che purtroppo per loro gli aveva sancito anche la retrocessione del Prato, un avversario storico dopo 40 anni, devo sì. dire la verità, negli ultimi 3 anni era diventato quasi un portatore sano, ma io mi ricordo trasferte a Prato veramente infauste, per certi versi è una compagine che era abitudinaria ad affrontarla, e peccato per loro, per una gara che a noi sinceramente era priva di interesse, mentre per loro era veramente vitale, e è andata a finire così. La gara di Prato, al di là che il Prato stesso non è che fosse un banco di prova particolarmente significativo, secondo me qualcosa l'ha detta. Sì. Secondo me ha detto che qualche giovane del Siena, secondo me, ancora non è pronto. Secondo me ha detto che qualche anzianotto invece è molto pronto. Si coniglia? Sì, ovviamente. E anche Guerri, la verità, voglio dire, sinceramente qualcuno ha dimostrato veramente di essere pronto anche per dare il suo contributo, e ha detto che il Siena può giocare anche in un modulo diverso, che sinceramente ecco, forse valeva la pena anche sperimentare durante il campionato, anche se chiaramente va perfezionato sinceramente in qualche cosa, però devo dire la verità, a me questo modulo a tre punte davanti ti è piaciuto? Sì, anche perché ha riportato un uomo rotto in una posizione un po' più centrale di punta, sì. non a caso ha segnato 2 reti, e devo dire la verità, ha fatto vedere un Neglia che al di là dei ternini asciutti e no, mi è sembrato veramente voglioso. Ecco, se devo trovare un neo nella gara di Prato è che il fatto che Neglia non sia andato a segno, perché si sarebbe meritato abbondantemente la segnatura. Non voglio fare paragoni irriverenti, ma si è dimostrato il Douglas Costa del Siena sinceramente, perché su quella fascia è stato veramente imprendibile. Sono d'accordo con te anche sulle valutazioni sul modulo, se non altro sarà una opzione in più, un arco in più alla freccia di Mignani durante i playoff, Stefano, ma avremo modo di parlarne in questo lungo avvicinamento, no, del Siena ai playoff. Tra l'altro lo ricordo, il Siena riprenderà gli allenamenti solo nella giornata di venerdì con una seduta pomeridiana all'Artemio Franchi, 5 giorni di stop, Stefano, mentre ci stiamo riguardando ancora le immagini della gol di Marotta a Pontedera sul campo del Prato. Siena sperimentale che quindi ci è piaciuto in vista playoff, direi, no? Quindi con delle opzioni che possono essere magari studiate anche per i playoff. Non credo magari all'inizio, ma gara in corso, semmai per esempio quella delle 3 punte, no? Ecco, questo evidentemente qualche cosa potrà scattare, una scintilla anche in Mignani, la verità. Noi onestamente devo dire ultimamente anche gli avversari un po' si erano abituati al nostro, certo, modo di vedere, soprattutto avevano interpretato bene anche le mosse di Guberti con quel suo cioè dribblare a rientrare per poi andare a esportarsi il pallone sul sinistro, sul destro, si era diventato un po' prevedibile, e sinceramente avere la possibilità, come abbiamo visto la gara con il Prato, non voglio dare eccessivo significato proprio perché il Prato sinceramente c'era ultimo in classifica, un motivo ci sarà stato, però io ho visto una squadra vogliosa
e qua una carta in più sinceramente per dare magari per sbloccare certe gare che non ti riescono, certo, a dare una svolta, secondo me era una cosa fattibile. Questa partita ha determinato, vediamo anche le ultime immagini di questa gara, che poi sono sostanzialmente le ultime immagini, e ovviamente sto parlando per gli amici che ci stanno guardando su Siena TV in diretta, non per chi ci sta seguendo in radio, stiamo riguardando appunto le immagini di Prato Siena, sono le ultime immagini della regular season con il tentativo disperato del Prato nel finale di raggiungere almeno un pareggio che in realtà non sarebbe servito, perché l'Arezzo poi ha, avendo vinto la propria partita, allontanato appunto e si è salvato. Ti ha sorpreso un po' questa grossa impresa da parte dell'Arezzo? Sono d'accordo, sono d'accordo. Molto del merito va anche all'allenatore, che ha saputo mantenere veramente le giuste motivazioni, anche se da un punto di vista tecnico l'Arezzo come uomini era una formazione decisamente non da play out, non da, però sinceramente riuscire a salvarsi direttamente è stata un'impresa non da poco, sinceramente. Allora Stefano, dicevo, questo ha determinato la classifica finale che ci guardiamo, una classifica finale che magari può lasciare un po' di amaro in bocca se la guardiamo con un po' di, diciamo, di distacco, cioè una classifica che consegniamo così agli annali, evidentemente quel punto, insomma, un po' di rammarico lo lascia, no Stefano, il punto di differenza fra Livorno che chiude con 68 punti e la Robur che chiude con 67. È chiaro che è facile, come dire, fare delle valutazioni con i se e con i ma, adesso se il Siena non avesse perso il derby in casa, se avesse guadagnato un punto in qualche altro in qualche altra situazione, se avesse guadagnato una vittoria su un campo più semplice invece di una sconfitta, se Pane non avesse fatto un errore Alessandria, insomma tutti se e ma, però è chiaro che i valori secondo me sono espressi dalla classifica, e fra Livorno e Siena c'è un solo punto di differenza. Sì, io penso sinceramente sia quello, ecco, devo dire onestamente, se fare una valutazione, se è la differenza che c'era fra noi, perché qualcosina in più forse il Livorno noi l'aveva. E arrivare a un punto da Livorno è quello di tanta determinanza. Poi è chiaro, si può andare a rivedere, giustamente hai fatto te un'analisi, sono tante le occasioni per cui il Livorno ti aveva richiamato e rimesso in gioco, e noi sinceramente non abbiamo mai saputo così rispondere a questi inviti, rispondere alla chiamata fino in fondo, e l'occasione, devo dire, arriverà, ci rimarrà sempre questa idea che si poteva giocarsela meglio, però con i sì e con i ma si va poco lontano parte, sinceramente, insomma. Ora cerchiamo l'opportunità per toglierci questa grossa soddisfazione, obiettivamente c'è rimasta, perché voglio dire, tutti i suoi, è facile dire, dice, trovare una squadra su 30, ma non è che c'è da farne uno su 30, noi, cioè noi dobbiamo, quando entriamo in ballo noi, insomma, sono uno sotto, insomma, sono 8, quindi insomma già una valutazione ulteriore. Questa è la classifica. Stefano, credi che al di là poi dell'Arezzo, delle penalizzazioni della retrocessione del Prato, poi ne parliamo un attimo anche dei playout fra Gavarano e Cuneo e delle squadre entrate all'interno dei playoff, rispecchi davvero tutto quello che è il valore di questo campionato? Stefano, magari ti aspettavi qualcosa in più, per esempio dall'Alessandria? Ma sai, l'Alessandria, cioè, è facile dire che doveva fare meglio nella prima parte del campionato, veramente ha buttato via un girone, ha buttato via, e quando ha cambiato allenatore ha preso un cammino in anerrale, cioè senza possibilità di passi falsi, ha vinto, anche se è tolta la soddisfazione di vincere la Coppa, e quindi voglio dire, poi bene o male l'ha fatto. Io onestamente, ecco, se devo dire per il gioco espresso, perché secondo me Pea ha avuto una sfortuna tremenda, perché il Pro Piacenza è una squadra che secondo me a livello di gioco aveva, secondo me valeva molto più di una salvezza risicata di 41 punti, però per il resto mi sembra tutto sommato ci può, ecco, una sorpresa che sia riuscita a raggiungere i playoff al Pontedera, che certo, aveva cambiato l'allenatore, insomma aveva venduto tanta gente, aveva perso Santini stesso e poi è venuto a Siena, cioè era una squadra molto giovane. Sinceramente è un gran bel risultato. Ma Rai ha fatto un bel lavoro. Se proprio è arrivato proprio
nell'ultima posizione utile, certo. Insomma, allora li vediamo questi playoff, questi playout. Abbiamo detto dei playoff, anzi dei playout, Stefano, fra Gavorrano e Cuneo a fine mese, per stabilire appunto anche questo, questo tipo di passaggio. Questa è la situazione, questi i playoff e i playout, playoff che cominceranno venerdì, Stefano. Eh sì, sarà subito importante vedere come, perché qui c'è l'eliminazione diretta, cioè non è che c'è troppe cose da pensare. In caso di parità la squadra che gioca in casa ha la possibilità di passare comunque il turno, quindi di queste sei squadre ne rimarranno soltanto tre, e ci sono delle partite che sulla carta, come Viterbese Pontedera, che fra l'altro si erano incontrate proprio l'ultima giornata del campionato, sembra quasi scritta. Poi c'è il derby, sì, fra Carrarese e Pistoiese, e la Pistoiese con mister Indiani alla Carrarese qualche problemino. Sulla carta secondo me vedo favorito la Carrarese, come vedo ovviamente favorito il Piacenza sulla Gialla Erminio, a meno che l'esperto mister Albe non riesca, sì, a creare una sorpresa, anche se mi pare di aver visto che il bomber Bruno è infortunato e non so se ne potrà disporre, e questo sinceramente è una mancanza pesante. Sabato 19 maggio invece ci sarà l'andata, lo vediamo appunto nel nostro schema su Siena TV, di Cuneo Gavorrano, e poi il ritorno sabato 26 maggio. Qui la situazione è più incerta, ovvero magari un Cuneo favorito? No, io sinceramente vedrei favorito il Gavorrano, perché secondo me con l'allenatore nuovo ha fatto, a parte che ha rivoluzionato un po' anche l'organico, ma sinceramente il Gavorrano sembrava proprio destinato ad arrivare ultimo pulito senza possibilità, certo. Invece ha lottato, ha creato dei problemi non soltanto a noi ma anche a altre squadre nella seconda parte della stagione, perso, molto positivo. Anche le partite ha perso, sinceramente l'ha perse male, certo. La penultima sbagliò due calci di rigore, insomma voglio dire ci sono stati anche gli episodi e l'hanno un po' penalizzati. E tutto sommato, oltretutto poi ecco, eventualmente un briciolo di, con la sconfitta subita a Cuneo, qualche cosa più di favorevole al Gavorrano lo vedrei. Ci vediamo anche, come dire, la fase dei playoff, no? Per cercare di fare un po' di ordine, perché effettivamente è un po' complicato come situazione, come schema, diciamo. Si comincia appunto con i playoff di girone, con i due turni, la gara unica appunto che ci sarà, la prima il venerdì lo abbiamo detto, poi martedì 15 la seconda, poi ci sarà la fase nazionale con le gare di andata il 20 maggio, il ritorno il 23 maggio, e poi quarti di finale. Qui entrerà il Siena, lo abbiamo detto altre volte, mercoledì 30 maggio con la gara di andata fuori casa, perché il Siena sarà fuori casa nella prima è testa di serie, quindi sarà fuori casa la prima partita. Poi domenica 3 giugno ci sarà il ritorno all'Artemio Franchi, presumiamo intorno alle 18:30, ma ancora gli orari sono da stabilire. Le altre due squadre teste di serie sono Sud Tirol e Catania, che sono arrivate, correggimi se sbaglio, al secondo posto negli altri due gironi. Quindi contro queste squadre il Siena non giocherà nella prima fase. Poi semifinali con gara di andata e ritorno 6 giugno e 10 giugno, e poi infine la finale il 16 giugno a Pescara, gara unica. La speranza ovviamente è di arrivare fino al 16 di giugno. Allora io, Stefano, ti faccio una domanda intanto così a bruciapelo. Costa Curta ha detto che ci saranno le squadre B dall'anno prossimo in Lega Pro per tappare quei buchi delle squadre che ahimè non si iscriveranno, falliranno, perché purtroppo probabilmente ci saranno anche queste situazioni anche quest'anno, non ripescaggi dalla Serie D quindi, ma inserimento di squadre che ne faranno richiesta, Juventus B, Inter B, Milan B, che potranno tranquillamente vincere il campionato, quindi giocheranno regolarmente come le altre squadre, potranno essere anche promosse, quindi saranno squadre regolari. Cosa ne pensi? Senti, io innanzitutto penso, cioè prima che della dichiarazione di Costa Curta, io sinceramente pensavo fosse la Lega di Serie C con il presidente Gravina che si sarebbe dovuto esprimere su questo. Anche perché mi sembra di aver visto dall'altra parte questa possibilità, dice sì, però non prima del campionato 2019-2020. Qui mi sembra sia entrata un po' a gamba tesa Costa Curta con quest'idea delle squadre B, che secondo me risolvono praticamente poco o nulla a livello di Serie A, perché sinceramente non mi sembra sia, e secondo me portano diverse
problematiche al campionato di Serie C, perché queste squadre cioè intanto toglie la possibilità alle squadre di Serie C di avere in prestito qualche giocatore perché chiaramente se deve fare il campionato di Serie C, perché te lo devono dare a te, lo portano decisamente nella propria squadra. E poi non si capisce bene, cioè voglio dire, la Serie C è bella anche perché c'è queste lotte di campanile, c'è il derby, noi con Livorno, noi il Livorno con il Pisa, cioè noi cioè con la primavera dell'Inter, insomma, voglio dire, o con la seconda squadra dell'Inter, insomma, voglio dire, posso si può capire, insomma, voglio certo, dire. Certo, no. Però sinceramente poi bisogna vedere, io della verità, secondo me i problemi sia della Serie A che della Serie C erano ben altri. Sono altri. Allora noi facciamo una piccola pausa su Piazza Robur, anzi no, prima direi di riascoltarci quello che ha detto alla fine della partita contro il Prato Michele Mignani, per ascoltare appunto le valutazioni del tecnico alla fine della stagione regolare, anche non solo ovviamente sulla vittoria, ma su tutta una serie di questioni, compreso appunto i playoff. Michele Mignani. Io non sono sorpreso, nel senso che conosco il valore di questi ragazzi e ti dico che non era facile dopo tanto tempo per alcuni giocare una partita, anche se poi alla fine il nostro risultato sarebbe stato un influente, però non era semplice. Secondo me, a parte i primi minuti dove hanno avuto questi ragazzi soprattutto un impatto magari non correttissimo, però poi alla fine hanno fatto tutti bene, sono contento, hanno dato le risposte che mi aspettavo e la forza che ci ha contraddistinto per tutto l'anno è il nostro percorso, è la forza del gruppo. Quindi a turno qualcuno di questi ragazzi che ha giocato meno è stato chiamato in causa durante le partite e ha sempre risposto bene, per cui ti ripeto, io non sono sorpreso, anzi è un valore aggiunto per il nostro proseguo del campionato. C'è stata anche una piccola modifica tattica, perché Nini e Maussi erano ali. Sì, abbiamo fatto, chiamiamolo, un piccolo esperimento per provare a mettere a loro agio giocatori che prevalentemente hanno delle caratteristiche per fare gli attaccanti esterni. E in buona parte sono contento, sono mossi bene, certo che ci dovremmo lavorare, perché se dovessimo decidere di proseguire sotto questo percorso dobbiamo lavorarci tanto, perché sotto altri aspetti, mi riferisco soprattutto alla fase non possesso, siamo un pochino più indietro. Ecco, di davanti non ci ha trovato il voto per altro tempo, anche se rimane un po' cieco in alcuni movimenti, alcune soluzioni. Neglia invece ha dimostrato una grande forma e sta attraversando questa fase. Ma Neglia che stesse bene lo sapevo, perché lo vedo, perché probabilmente queste sono le sue stagioni, intendo stagioni meteorologiche, e non avevo dubbi. Tant'è che aveva giocato anche 2 o 3 partite consecutive a titolare, facendo molto bene. È chiaro che poi quando giochi in casa, quando giochi in partite decisive, magari vai a ricercare delle soluzioni più semplici per stare per andare vicino alla porta e quindi per cercare il gol. Mi riferisco al discorso Marotta Santini, però sono contento. Samuele non c'era bisogno, Michele è un giocatore che probabilmente in un contesto diverso dal nostro avrebbe giocato di più e forse giocare di più gli sarebbe servito, però io sono convinto che se lui registra alcune cose diventa un giocatore che può fare anche categorie superiori. E poi arrivato il Contarotti, che è entrato nel doppio cifra, ha fatto sperare. Sì, era anche questo un motivo per cercare di chiudere bene la stagione, perché la vittoria ti dà comunque morale, ti fa andare a casa contento, felice, e quindi era giusto fare la nostra partita, al di là di tutto, poi del rispetto del campionato e degli avversari in toto. Alessandro secondo me nelle ultime partite è stato sfortunato, perché ha sempre avuto le occasioni, non ultime la partita con Piacenza, oggi ha fatto 2 gol, ma è un giocatore che il gol ce l'ha, poi magari una stagione può fare qualcuno in più, una stagione può fare qualcuno in meno, lui ce l'ha i gol. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini.
Queste le parole di Michele Mignani. Noi facciamo una piccola pausa per quanto riguarda Piazza Robur e torniamo fra poco per analizzare i playoff, insomma la situazione del Siena in vista della ripresa degli allenamenti venerdì sera. State con noi. Eccoci tornati in studio, ancora buonasera da Alessandro Lorenzini, Piazza Robur, linea diretta sul Siena 0577-596500 per la diretta 339-1520-060, sms e whatsapp per entrare in contatto diretto con noi. Stefano Montomoli, in vista dei playoff, gestione della condizione fisica ovviamente, ma della condizione anche psicologica della squadra bianconera. 25 giorni di stop, 5 giorni appunto dall'ultima partita a venerdì quando riprenderanno gli allenamenti, una situazione un po' così, perché ovviamente è scontato dire che senza questi playoff non si evitano ovviamente brutte sorprese, perché ne abbiamo parlato nella prima parte di Piazza Robur, le sfide sono abbastanza incerte, sono sfide in cui ovviamente chi è arrivato davanti in classifica ha il favore non solo del pronostico, ma perché gioca per esempio nel primo turno anche per il pareggio teoricamente, però insomma gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo. Il problema è semmai recuperare la condizione fisica, e dall'altro il rovescio della medaglia è però rischiare di arrivare al 30 maggio senza la giusta tensione agonistica, o come ha detto Mignani, con troppa tensione. E su questo io sinceramente decifrare. È un rischio che non si può evitare. Io intanto ritengo che sia utile 24-5 giorni che ha dato Mignani, perché i giocatori sono scarichi, avevano bisogno, sì, anche a livello mentale di ricaricare un po' le sono d'accordo. Poi si ricomincerà piano piano, speriamo che anche il tempo ci assista e quindi possano fare la preparazione nelle migliori condizioni possibili. Probabilmente organizzeranno un paio di partite amichevole, mi immagino, perché da un punto di vista agonistico non si può arrivare veramente con nelle gambe qualche sgambatella con la Birretti, certo, la verità, però stare a vedere e trovare anche le squadre disponibili non è che sia proprio così facile, proprio, la società è senz'altro in grado. E poi chiaramente saremo chiamati a giocare questa prima partita il 30, che potrebbe già dare una svolta a un campionato del Siena, perché già passare questo turno secondo me sarebbe già un bel passo avanti. Insomma, ecco, dobbiamo provarci fino in fondo, ci scrive Alessio al 339 15 20 060. I playoff sono una lotteria, ma ne vale la pena provare a giocarli, dice Federico. Invece è più scettica, mi perdonerà Marisa, difficile pensare che il Siena possa vincere i playoff, non ha le caratteristiche che servono. Marpioni, dice Marisa al 39 20 060, come vantaggiato, Stefano. Ma sai che qui c'è spazio a qualsiasi opinioni, sono valide qualsiasi tipo di considerazione, è valida, la verità. Non è che poi il Siena sia una squadra fatta di novellini e non hanno assolutamente nessuna capacità. Una persona come Marotta i playoff l'ha rigiocati, l'ha anche vinto, insomma, voglio dire, non è che si parte proprio da zero. C'è gente come Sbraga, c'è gente come Guberti, insomma, voglio dire, non è che sono proprio gli ultimi arrivati e ci hanno detto di là. Cerco di interpretare il senso del messaggio. Sì, ovviamente quello che dici tu è giustissimo, però magari l'istinto killer di cui abbiamo parlato spesso anche su questa trasmissione un po' è mancato al Siena nella stagione. Allora la nostra ascoltatrice magari prova a interpretare, sostiene questo, no? Che magari nella gara secca al Siena manca l'istinto del killer. No, ma ha perfettamente ragione. Il campionato ha detto questo, ha detto, perché non negli scontri dove c'era veramente da azzannare l'avversario non siamo riusciti a farlo. Azzannarlo. Però poi dipende anche da che tipo di avversario arriverà, certo. bisognerà vedere, cioè queste partite c'è tante le componenti, bisognerà vedere se il Siena potrà contare, come io spero, su un personaggio fondamentale come Cristiani, voglio dire, cioè questo ci potrebbe far dare veramente un aiuto in più, sinceramente. Mentre non ci sarà Cruciani, che ovviamente si è operato al tendine d'Achille, quindi stagione finita, e a cui va tutto il nostro assolutamente, Cristiani e Brumat invece la speranza è che rientrino, soprattutto Cristiani, dal punto di vista tattico direi. Poi io mi auguro che i Cuberti ritrovino la condizione di inizio campionato, perché sinceramente
onestamente nel girone di ritorno non è andato mai al segno, cioè gli ci sono mancati, perché se facciamo un esame superficiale dei numeri è chiaro che il limite maggiore del Siena è che ha segnato poco, certo. Cioè voglio dire, e se non c'è un me anche gol di Gubetti in questo segnale sono poco, un po' a, ne sono mancati al di là, al di là delle punte. Sono d'accordo. Ci ascoltiamo Stefano per parlare, per aprire una parentesi sulle giovanili, Leonardo Pericoli, sull'esordio di Biancalani, perché questo non l'abbiamo forse troppo sottolineato, sabato c'è stato un esordio importante, no? Dal punto di vista, come dire, della crescita del settore giovanile. Allora ci ascoltiamo Leonardo Pericoli e poi ne parliamo per in un attimo in trasmissione. Leonardo Pericoli. Siamo con mister Leonardo Pericoli, siamo a Uopini, prima dell'allenamento dei giovanissimi regionali. Partiamo allora proprio dai tuoi giovanissimi, come sta andando questa parte finale del campionato? È arrivata una bella vittoria contro il Gavurrano, in generale insomma che bilancio fai di questa stagione? Ah, veramente bella, ottima come risultanze, come tutto, come situazione, come approccio al campionato, anche da parte di ragazzi che ovviamente avevano avuto soltanto esperienze a livello provinciale. Quindi è stata veramente un'ottima annata che ancora deve concludersi, ma quello che abbiamo fatto noi a livello proprio di qualità, di proposta, di gioco, anche di divertimento, perché i ragazzi sono venuti sempre molto con il sorriso fra le labbra, sia a allenarsi che a fare le partite, è stato veramente bello. Ecco, poi oltretutto un campionato lungo, competitivo, insomma anche con squadroni, no? La Fiorentina al primo posto è impressionante per i risultati, ma non solo, credo. Ecco, questo è stato anche formativo, penso, per i ragazzi. Ah, estremamente formativo, perché a prescindere dal fatto di perdere a livello numerico, giustamente anche con squadre che strutturalmente sono superiori a noi, ma è stato formativo anche approcciarsi ad ambienti del genere, a vedere giocatori diversi, a vedere spogliatoi diversi, quindi è stato estremamente formativo. E valgono indubbiamente magari due o quattro partite per quelle che sono la totalità del campionato con squadre del genere, che magari partite che hanno meno valore, meno intensità, quindi è stato estremamente importante fare un campionato del genere. Senti, parliamo della Berretti, che è alla, diciamo, alla metà del percorso del girone delle fasi finali. Qual è il tuo giudizio? Insomma, sono arrivate due sconfitte, ma al di là di questo qual è il tuo pensiero, insomma, su questo? Il mio pensiero è positivo, perché noi abbiamo approcciato, nonostante le sconfitte, abbiamo approcciato la fase dei playoff molto bene, e ovviamente essendo un torneo e sbagliando magari una prima partita sicuramente è abbastanza difficile poi, no? Poterla ribaltare, anche se poi a Livorno abbiamo fatto un'altra grande partita distribuendo gioco in campo e dando grande filo da torcere a un Livorno che nel suo girone aveva fatto sfascelli. Quindi per noi è stato un'ulteriore conferma del lavoro fatto durante l'anno e portato avanti anche con tanti ragazzi più giovani rispetto al normale. Sabato in campo avevamo i titolari 2-2-2001, abbiamo finito con 4-5-2001, quindi è stato eccezionale come tipo di risultato. E a proposito della Berretti, cosa hai pensato quando hai visto Biancalani accanto a Marotta nella sfida contro il Prato? Allora, ritornavamo dal Pullman, dalla trasferta di Livorno in Pullman. La cosa più bella è stata da brividi, è stato sentire e vedere i compagni di gioco e noi stessi, lo staff dentro il Pullman, che al momento che Sebastiano è entrato in campo abbiamo esultato come se avessimo segnato un gol. Quindi questo vuol dire l'attaccamento a quello che abbiamo fatto, l'attaccamento al gruppo, l'attaccamento alla squadra che c'è nello staff e anche nei compagni di Seba, che ha esordito in modo meritato in prima squadra. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini. È bella questo gesto all'esordio di Biancalani, tutta la squadra che ha esultato, come ci ha raccontato il tecnico dei giovanissimi della Robur, Leonardo Pericoli. Faccio commentare questa frase anche a Guido De Leo della Nazione, che è collegato telefonicamente con noi, che ringrazio appunto per essere con noi. Ciao, buonasera Guido. Un bel gesto, no? Quello della squadra di Pericoli, che al ritorno ascoltava evidentemente su Radio Siena la partita del Siena, esultato all'esordio di Biancalani.
Ma beh, assolutamente, è stata l'occasione giusta per vedere un ragazzo del settore giovanile in prima squadra, visto che insomma la partita purtroppo della prima squadra appunto non era fondamentale dal punto di vista del risultato, però almeno c'è stata questa consolazione che credo in realtà invece per il settore giovanile sia un primo passo importante, ecco, perché soprattutto in questa categoria insomma cercare di valorizzare qualche ragazzo che appunto proviene dal settore giovanile sia molto importante. Guido, come vedi la situazione del Siena? Gli allenamenti riprenderanno venerdì, c'è la visione di questo stacco, direi per prima cosa, poi per seconda bisognerà capire come gestire questi 20 giorni, no? Beh, attendo anch'io insomma con curiosità e un pizzico di preoccupazione, sia perché così insomma per la cabala il Siena non avendo mai fatto i playoff già c'è un po' di curiosità, e a maggior ragione con una sosta forzata così lunga, che certo, da un certo punto di vista è positivo perché non facendo i primi turni ovviamente non c'è logicamente la possibilità di uscire, però allo stesso tempo è uno stop lungo, quindi dovranno essere bravi Miani, Vergassola, ma anche il loro staff a fare caricare le pile alla svelta ai giocatori, perché poi il 30 non si scherza, indipendentemente certo, da quale sarà l'avversario, che al momento è impossibile da stabilire, avere no? un'idea chiara, esatto, però sicuramente sarà un avversario di valore perché uscirà da tre turni playoff, quindi sicuramente sarà una squadra forte, e sia per Siena che per Catania che per il Südtirol l'ingresso nei playoff potrebbe essere complicato da questa sosta contro squadre invece che arriveranno un po' più di slancio. Certo, questo è il problema, no? È chiaro che non si esce, come hai detto giustamente tu, però nemmeno si arriva, diciamo, appunto di slancio sia psicologicamente che fisicamente. Bisognerà farsi trovare pronti subito. Neglia l'uomo in più, Guido. Ma ce lo auguriamo, perché è stata una stagione strana per lui, oggettivamente è stata anche un po' sfortunato secondo me, perché chiudere il campionato con un solo gol fatto non rispecchia in realtà il valore delle prestazioni. A Prato ha fatto una grande partita, una sorta di 4-3-3, quindi un po' più largo, un po' più come giocava a Viterbo, e potrebbe essere una soluzione rinunciando appunto dall'inizio in quel caso a Santini, con Marotta centravanti, due giocatori più esterni. Al di là dei moduli credo però lui possa essere un'arma in più, perché potrebbe star bene fisicamente, potrebbe essere leggermente più fresco, no? Rispetto a certo, magari ha fatto tante partite, e dare una mano al Siena, questo è l'augurio, anche perché oggettivamente degli altri ragazzi che hanno avuto meno spazio non credo ce ne siano tanti che poi vedremo in campo, ecco, in campo nei playoff. Guido, il dubbio, anche se è molto presto ovviamente visto che la squadra deve ancora tornare in campo per gli allenamenti, però teoricamente l'unico dubbio dell'11 titolare potrebbe essere quello, per il resto mi sembra di poter dire che insomma 10 undicesimi della squadra sono fatti. Stefano giustamente diceva, ma questo cambio di modulo potrebbe essere applicato anche ai playoff, però poi diventa difficile collocare Stefano Guberti, no? Con le tre punte pure. Sì, anche se insomma nella sua carriera ha fatto certo, molto spesso l'esterno. Io credo che in realtà poi, anche se come vedete manca molto alla prima partita del Siena dei playoff, si tornerà un po' all'antico, cioè con il Rombo e Guberti, speriamo pienamente ristabilito, dietro a Marotta e a un altro, che se sarà Neglia, quindi partendo un po' più largo, o Santini invece più vicino al capitano, non lo so, e ovviamente è molto presto per dirlo. Anche però, in base poi bisogna capire anche l'avversario, magari alcuni accorgimenti verranno fatti anche in base all'avversario. Sicuramente, ma il mio timore è che sia un avversario forte, come il timore di tutti, perché comunque anche le terze squadre, che tipo la Samb, tipo il Trapani, sono squadre forti che entrano un turno prima del Siena, insomma io credo sarà... sono impronosticabili come ogni anno, a maggior ragione quest'anno i playoff. Sono d'accordo, ti piace questa formula così, Guido? Ma senti, sicuramente il fatto che le seconde abbiano un vantaggio credo sia giusto, certo, perché comunque
qualcosa hanno guadagnato, insomma. A qualcosa si sono guadagnate, o soprattutto insomma ora il nostro caso, ma anche quello del Catania, che ha tallonato il Lecce quasi fino alla fine. Quindi è giusto che abbiano un vantaggio, però credo che sia un po' strana una sosta così lunga. Certo. Capisco che ci sono tanti turni da fare, quindi tante partite da smaltire, però una sosta così lunga rischia di essere un po' penalizzante in una fase della stagione in cui le squadre non sono abituate a riposare, anzi tutt'altro. Certo. Sono abituate a giocare partite decisive. O a giocare partite decisive, o essere direttamente, non so, in vacanza, Caraibi. Oppure essere direttamente al mare, esatto. Quindi insomma una via di mezzo strana, credo sia strana d'accordo per tutti, ovviamente, non solo per il Siena, però è un esperimento che ha sicuramente qualcosa di positivo, ma che forse va rivisto a livello di tempistica. L'ultima battuta, Guido, la proposta di Costa Curta di far iscrivere alla Lega Pro le squadre B delle squadre di Serie A, Juventus, Inter, Milano, sì, chi farà, o chi insomma farà questa, questa domanda, ti convince o no? Ma in altri paesi la fanno, però da noi quando è stata palesata, insomma, secondo me c'è sempre stato un po' di giuste perplessità, perché anche se ho letto che Costa Curta stesso ha detto che insomma poi le squadre lotteranno normalmente, non avranno sì, né retrocessioni né promozioni bloccate e tutto, però mi viene un po' difficile, ecco, pensare a una squadra di soli under, seppur con qualche fuori quota, seppur di settori giovanili straordinari come può essere la Roma, la Juve, il Milan eccetera, possa fare campionati a livello di invece squadre insomma di senior, non lo so, anche questa è una cosa un po' da vedere nella nostra cultura, insomma nel nostro sport non c'è mai stato. Sarebbe senz'altro un'innovazione, certo. Sarebbe sicuramente un'innovazione, qualcosa per far crescere i giovani prima rispetto al campionato primavera, sicuramente potrebbe essere utile, perché la differenza, come dicono certo gli stessi diretti interessati, i tecnici, tra prima squadra e primavera è enorme, anche dal punto di vista fisico, non solo tattico. Però sicuramente ci vorrà del tempo, ecco, per metabolizzare. Grazie a Guido De Leo, una nazione, grazie per essere stato con noi. Grazie. Allora Stefano, siamo quasi in chiusura, avremo modo di parlarne anche della proposta di Costa Curta, avremo modo di parlarne anche con i preparatori atletici del Siena di questa fase un po' così in cui il Siena farà da spettatore. Non ti faccio fare un pronostico sull'avversario che vorresti trovare, perché è un po' impossibile una dirlo. Una palla di vetro ci vuole. Certo. Ma magari una squadra ovviamente stanca fisicamente, diciamo questo, magari potrebbe essere questo l'opzione, no? Quindi una squadra che non è entrata nei playoff nelle altre fasi prima, quella del Siena, magari una squadra che le ha fatte tutte, anche se poi insomma il punto interrogativo rimane. Però ecco, se è arrivata in fondo pur partendo dall'inizio, è segno che ha qualità, che ha valori, insomma, certo, e arriva con un morale veramente alto. Perfetto, noi chiudiamo qui. Piazza Robur tornerà comunque mercoledì prossimo 18:30 in diretta per raccontarvi l'avvicinamento della Robur Siena ai playoff, quindi l'arrivederci ovviamente a mercoledì prossimo. Grazie a Stefano Montomoli, grazie a te, a chi ci ha seguito, grazie a Franz Plantone in regia, ma soprattutto grazie a tutti voi. Piazza Robur mercoledì prossimo, state sempre insieme a Radio Siena TV.